Expo può essere un laboratorio di idee, perché, e anzi lo deve essere, perché non può essere soltanto un luogo espositivo dove ogni paese porta le proprie eccellenze agroalimentari. Deve essere, intanto queste eccellenze devono in qualche modo rappresentare la storia di un paese, tutta la scienza che c'è dietro, la tecnologia e il lavoro. E quindi questo è già è un modo per presentare cultura e non soltanto prodotti di tipo commerciale. Ma soprattutto penso che in questo, durante l'esposizione ci sia la grande possibilità di organizzare degli eventi, in cui si incontrano i paesi, si scambiano le informazioni, si scambiano le idee, si creano dei legami che sono di tipo culturale, ma anche delle prospettive di sviluppo sostenibile tra i vari paesi. Il fatto di poter far circolare delle proposte per fare un'agricoltura per esempio sostenibile, per ridurre il consumo di acqua, per verificare come è possibile alimentare i terreni, nutrire i terreni con dei fertilizzanti organici per non impoverirli, sono tutte idee importantissime che è giusto che circolino, e ci saranno momenti dedicati proprio perché queste ipotesi vadano avanti e perché diventino poi una realtà. Anche perché poi ci saranno tutti gli imprenditori che potranno offrire la loro, diciamo, i loro strumenti, le loro macchine per realizzare le tecnologie per realizzare questi progetti, ci saranno anche i paesi interessati a collaborare alla realizzazione di questi progetti.